Gentili amici di Cuneo 24, a tutti buonasera e ben ritrovati. La situazione del tempo vede che qualcosa accadrà. Quello che non è accaduto prima, quindi all'inverno mite che abbiamo avuto, ora all'inizio della prossima settimana, tra lunedì e mercoledì, invece assisteremo a una rivincita dell'inverno, un ritorno di fiamma, anche se non c'è mai stato, che non si può trattare di un ritorno. E quindi avremo temperature basse con l'entrata di un'aria sarmatico-danubiana. Vedremo poi con la carta da dove pesca questo freddo. E quindi all'inizio della prossima settimana vedrete che ci saranno anche dei danni, non soprattutto per le colture, per l'agricoltura in genere, che ormai è sbocciata, ha già le gemme e ci sarà questo freddo che arriva. Detto questo, fino a domenica però accadrà nulla o accadrà poco. Sì, avremo qualche nuvola, qualche precipitazione, magari un po' di neve intorno a 1700-1900 metri, lo zero termico tra 2000 e 2100, però le temperature, quest'oggi l'avrete notato, sono state piuttosto miti, tra 15 e 17 gradi la massima in pianura. Vediamo domani, poco nuvoloso, a tratti nuvoloso, qualche foschia. 2002-2003 lo zero termico, la temperatura minima è in pianura tra 5 e 7 gradi, la massima ancora tra 16 e 18. Vediamo domenica, allora da poco nuvoloso o nuvoloso al mattino diventerà nuvoloso nel pomeriggio e allora avremo qualche precipitazione, soprattutto nella notte tra 1600 neve tra 1600 e 1800 metri. Lo zero termico, se al mattino sarà a 1500 metri, quindi è già diminuito rispetto al giorno prima, ma verso sera lo zero termico con l'entrata dell'aria fredda scenderà a 700 metri. La minima ancora tra 6 e 8 gradi, ma la massima comincerà a perdere 5 o 6 gradi rispetto al giorno prima, quindi in pianura tra 10 e 12 gradi. E adesso, prima di farvi la previsione per lunedì, vi faccio vedere la carta. Ecco il nostro Piemonte qua. Guardate, quest'alta pressione che parte dal mare del nord, arriva fino alla Russia, catapulta attraverso i Balcani e le pianure sarmatico-danubiane aria fredda, quella continentale, quella che è più cruda, quella che fa veramente sentire freddo, e arriverà fino alle nostre zone, richiamata anche da questa depressione sulla penisola iberica e Marocco. Quindi l'aria girerà in questo senso, venti tra est e nord-est sostenuti, temperature che cadranno anche di 7-8 gradi rispetto ai valori attuali, le minime avranno delle gelate e quindi fate poco voi anche, conto anche voi i danni che potrà causare all'agricoltura. E questo purtroppo è una faccenda che in unione al coronavirus veramente quest'anno ci gira male. È tutto, grazie e buonasera.